Entra in contatto con la tua anima. Cerca i tuoi punti di riferimento nella parte profonda di te stesso, perché quando scopri quello che risiede dentro di te, nei sogni, nel tuo mondo immaginario, ti rendi realmente conto di quanto sei speciale. Impariamo a considerarci come una parte integrante della natura, così come i fiori e gli alberi, che sono inseparabili dalle proprie radici immerse nel regno oscuro della terra. Spesso tendiamo a rifiutare le cose che non ci piacciono di noi stessi, eppure esse sono parte integrante del nostro essere. Tutte le immagini che vivono dentro di noi, anche quelle più stagnanti che provengono dalla nostra parte in ombra, quelle che ci hanno fatto compiere dei gesti per i quali abbiamo pagato le conseguenze, sono componenti della nostra parte più profonda. Il desiderio di fare il male, di cercare vendetta per le nostre sofferenze, è una sorta di vitalità, una fonte di vita che non si deve tanto respingere quanto recuperare. Dobbiamo restare in contatto, fiduciosi con ogni parte di noi stessi, in modo da non rendere più necessaria la continua guerra interiore. Accettiamo di essere luce e ombra. Se accettiamo il nostro lato in ombra, allora la visione del proprio io interiore si completa. Smettiamo di giudicarci e anche di giudicare gli altri. Impariamo a vivere come fanno le radici che, immerse nella terra, sono l'essenza della pianta, dei fiori, dei frutti, delle foglie verdi, inseparabili del regno oscuro della terra. Se immaginiamo di tenere al nostro fianco le cose che non ci piacciono di noi, come parte del nostro essere, del nostro mondo interno, impariamo a dare ascolto a tutte le voci che abitano nel nostro io interiore, a rispettarle e a soprattutto a eliminare quell'idea di perfezione che è il vero mostro che vi abita. Ognuno possiede qualcosa di veramente unico e speciale, che non esiste nessun'altra persona. Quando nel tuo mondo interiore la parte in ombra è in equilibrio con quella parte di luce, allora possono camminare al proprio fianco. Non chiederti cosa piace agli altri. Domandati invece cosa piace a te. Come poter entrare nella tua anima più profonda. E quali sono le cose che ti danno pace? Basta poco per affidarti alla tua parte più profonda. Bastano piccole abitudini quotidiane per entrare nella fiducia e affidarti alla tua natura e spegnere le lotte interiori. Ricordati che dentro di te c'è una corrente che ti guida. Attraverso questa meditazione comprenderai come seguirla, affidarti alla corrente e lasciare che i pensieri contrastanti, le paure, scorrano fluide nel fiume della vita, ovunque essa ti porti, perché sei davvero felice solo se non ti opponi, se non resisti e non combatti contro te stesso. Solo così riuscirai a contrastare l'insoddisfazione, lo stress, la tristezza. Nella tua anima profonda potrai attingere per domandare, per trovare la tua forza, per trovare il tuo supporto. Quando le cose non vanno come avevi previsto, evita di domandarti il perché. La vera domanda è: che cosa sto progettando di nuovo dentro di me? Che cosa desidera la mia anima? Solo il mondo interiore sa chi sei e cosa ti serve. Affidati alla tua natura, quella natura che ti guarisce, che ti libera dal passato. Guarda ogni emozione, ogni sentimento senza commentarlo, senza giudicarlo. Invidia, rabbia, paura, tristezza, gelosia, desiderio. Evita di domandarti se vanno bene, accettali. Semplicemente così, come la tua parte in luce, così come la tua parte in ombra. Sì, così è. Ora, preparati per questa meditazione che ti aiuterà a entrare in contatto con la tua anima, con la parte più profonda dentro di te. Trovati una posizione comoda, inizia a concentrarti sul tuo respiro. Lascia che diventa piacevole, profondo, regolare. Una respirazione rilassata. Questa è la via per entrare dentro di te. Chiudi gli occhi e ogni respiro permette a te stesso di andare sempre di più in profondità, sempre di più in uno stato di rilassamento profondo, dove trovi la tua serenità, la tua tranquillità. E questo per te è estremamente salutare, per la tua vita, per la tua mente, per il tuo corpo. Respira e scendi in profondità.
e lascia andare tutti i dubbi, le perplessità che spesso avvolgono i nostri pensieri. Ti rilassi sempre di più, rilassato, tranquillo, calmo. Rilassi i tuoi muscoli, del viso, delle mascelle, i muscoli del collo, le spalle. Rilassati completamente. Respira, rilassa i muscoli della schiena. Porta la tua attenzione nella parte lombare. Rilassa le braccia. E mentre respiri, anche tutti gli organi interni, compreso il tuo stomaco, si rilassa in modo naturale. Il tuo respiro rimane ritmico, profondo e regolare, sereno. Infine, porta la tua attenzione ai muscoli delle tue gambe, che si rilassano completamente, andando sempre più in profondità, sentendoti sempre più leggero, leggero, in uno stato sereno e meraviglioso. Il tuo respiro rimane tranquillo, profondo e rilassato, calmo. E ancora più giù in profondità, visualizza davanti a te una luce meravigliosa. Scegli tu il colore più adatto a questo istante, a questo momento. È una luce che penetra dentro di te attraverso la sommità del tuo capo. Entra dentro la tua mente, si diffonde completamente in tutto il tuo corpo, dall'alto al basso. Una luce meravigliosa, potente, rigenerante. Questo colore è in connessione con la tua parte più profonda. È una luce divina, una luce potente, una luce di guarigione, perché può portare da questo momento in poi una guarigione in ogni tua cellula, in ogni tua fibra, in ogni organo del tuo corpo, riportando tutte le cellule a uno stato normale di salute, eliminando ogni pensiero, ogni malessere di disagio. E ripristinando la tua salute in armonia col tuo corpo, la tua mente. Questa è una luce che penetra dentro di te, che ti dà pace, ti rilassa. E ora permette a te stesso di andare ancora più giù in profondità, ancora più giù nella luce. E ora si diffonde dal basso verso l'alto, e tutte le cellule, i tessuti, il tuo volto, la parte del tuo capo, fluisce questa luce delicata, portando sollievo e rilassamento. E immagina che ci sia un fascio di luce collegato alla tua spina dorsale, dalla parte alta alla parte bassa, e si allunga dalla parte alta verso il cielo e la parte bassa verso la terra in profondità. E ti senti sempre più rilassato. Questa energia scorre fino a entrare in contatto col tuo cuore. E senti l'energia del tuo cuore. Il tuo cuore che brilla in un'altra luce. Una luce importante per te. Vai ancora più giù in profondità e ti senti completamente in pace, rilassato, sempre più giù. E ogni respiro lascia andare le tensioni. Questa luce fa il suo percorso fluisce nella tua schiena, guarendo e rilassando i tuoi muscoli, i tuoi nervi, e scorre ancora più giù, nello stomaco, nell'addome, riempiendo tutti gli organi addominali, guarendo ogni parte interiore, quelle parti che vengono rigenerate in modo automatico grazie alla capacità di portare pace, quiete, calma interiore. E arriva fino giù ai piedi e riempie tutto il tuo corpo. Ti senti completamente in pace, rilassato, sereno, calmo. Lascia andare ancora più in profondità e puoi concentrarti semplicemente sulla mia voce e lascia che gli altri rumori, i pensieri e le distrazioni si dissolvano, permettendo di arrivare a un livello ancora più profondo. Ora osserva davanti a te una luce, e questa luce
pervade completamente tutto il tuo corpo e all'esterno al momento. E tu ti senti avvolto da questo alone, come se fossi completamente all'interno di una bolla di luce che ti protegge, dove tutte le interferenze rimangono nel tuo mondo esterno. E questa luce guarisce la tua pelle, i muscoli. Porta la tua attenzione ad un livello di profondità ancora più profondo. E tra qualche istante conterò da 10 a 1. Quando arriverò all'1, ti lascerai andare ancora di più in profondità. E quando ti dirò 1, la tua mente si allontanerà da qualsiasi dubbio. Così potrai sperimentare tutti i livelli per entrare in un rilassamento profondo. E ogni esperienza che tu abbia mai fatto per ricordare tutto, perché quando tornerai qui ti ricorderai tutto, 10, 9. E ogni numero vai sempre più giù in profondità. 8, 7, 6, 5. Sempre più giù in profondità, ancora più giù, lentamente ti rilassi sempre di più. 4, 3. Molto bene, sempre più giù in profondità. 2. Vai verso la pace assoluta, completamente calma, calma e rilassata. 1. Bene. Questo meraviglioso stato di rilassamento, sei serena, sereno, e visualizza te stesso mentre scendi o sali, decidi tu, verso una scalinata bellissima. E quando inizi a percorrere questa scalinata, ad ogni gradino diventi ancora più rilassato. Davanti a te puoi trovare un giardino pieno di fiori, piante, erba, dei posti di ristoro dove puoi rilassarti ancora di più profondamente. Quei luoghi che ti riportano in uno stato di quiete. Trovi delle fontane in un posto bellissimo, sicuro, sereno. Ora entra in questo giardino e visualizza te stesso in questo giardino. Qui il tuo corpo può riposare completamente e continua a guarire grazie alla luce. Questa luce meravigliosa, e mentre tu vai sempre più giù in profondità, il tuo corpo si ristora, si rinnova e ringiovanisce, migliora, continuando a guarire il tuo corpo, alimentando dentro di te energia pura, meravigliosa. E più tardi, quando ti risveglierai da questo percorso, ti sentirai benissimo, pieno di energia, di vitalità meravigliosa, rinvigorito, rinnovato. E avrai il controllo completo del tuo corpo e della tua mente ai livelli più profondi. Ora immagina te stessa e te stesso in questo luogo meraviglioso, in questo giardino. Ci sia un luogo sacro, un tempio o una costruzione antica, e davanti a te puoi vederlo, puoi visualizzarlo, immaginarlo, non importa in che epoca sei. Tutto questo fa parte della tua esperienza, in questo stato d'animo, in questo percorso che ti trovi. E davanti a te puoi vedere realmente questo tempio. E davanti al tempio puoi trovare una persona molto saggia, amorevole. Forse qualcuno che può sembrare a te molto familiare, in qualche modo pieno di amore, di saggezza. E lo saluti. E qui puoi entrare in questo luogo. E questa persona ti accoglie. Inizia a passeggiare con te. E senti un'energia diversa. E continua a guardare queste fontane, questi giardini meravigliosi, in questo edificio. Questo luogo sacro. Puoi muoverti a tuo ritmo e lì puoi trovare una stanza dove ti puoi rilassare completamente. In questa stanza ci sono tanti cristalli
sono tutti a disposizione per te. Sono dei cristalli che possono assorbire tutta l'energia, quell'energia inutile che hai maturato in questo periodo di tempo. E ora inizia a comprendere qual è la parte del tuo corpo che sente maggiore energia. Può essere il collo, la testa, le spalle. Inizia a sentire la sensazione del tuo corpo dove puoi percepire il bisogno e la necessità di questa energia. E qua, in questo luogo, i cristalli ti aiutano. Ti danno energia curativa. E arrivano questi fasci di luce dentro di te. Può essere che in questo luogo sei sdraiata, sdraiato, seduta, oppure in piedi che ti stai muovendo, ma nello stesso tempo sai che il tuo corpo sta assorbendo questa luce di guarigione, presa e assorbita da questi cristalli. E mentre fai tutto questo, il tuo corpo riesce a sentire il tuo calore, riesce a sentire il formicolio nelle mani, nelle dita, nelle braccia, e lascia che il tuo corpo possa guarire. Qui tutto è possibile. Puoi eliminare i disagi, puoi guarire te stesso da tutte quelle convinzioni, da quelle abitudini inutili. E puoi osservare dentro di te quella sensazione di voler entrare in contatto con la tua anima. La senti dentro di te che ha voglia di comunicare con te. E ha voglia di uscire. E ora osserva la tua anima. Quanto è dolce, quanto è delicato questo momento, questo istante. Senti questa anima così forte, potente, curativa. E ascolta le risposte che potrebbero arrivarti. E rimanendo in questo stato profondo, lascia che il tuo corpo assorba queste informazioni. La tua mente possa assorbire queste informazioni. E mentre davanti a te c'è la tua anima, ti senti al sicuro. È come se dentro di te tutti questi pesi potessero allontanarsi. Sì, perché è lì per aiutarti la tua anima, per portarti informazioni utili. Davanti a te in questa stanza possono apparire dei simboli o qualunque altra cosa che può apparire, che può essere utile, qualche indizio che ti può dare un suggerimento importante per te. E la tua anima è lì che ti sta accogliendo, che sa che cosa stai cercando, che ti sta comunicando. Vedrai, andrà tutto bene. Vedrai che le cose inizieranno a fare il suo percorso al giusto ritmo. Ora insieme possiamo farlo. E se ci sono delle emozioni che vuoi lasciare andare lì, la paura, lo stress, la rabbia, i rimorsi, i rancori, le puoi fare adesso, lo puoi proprio fare adesso, in questo momento. Ricordati che sei un essere eterno. Nulla ti può creare disagio. Lascia andare la tristezza, il senso di colpa, la vergogna, lascia andare la rabbia, la frustrazione. Gli ostacoli li hai già superati, lascia andare la preoccupazione, la tensione, l'ansia. L'anima qui è a darti un supporto, un sostegno. Qui ci sono solo emozioni positive, ci sono emozioni utili per te, che costruiscono il tuo vero sé interiore. Senti pace, amore, armonia, gioia, beatitudine. Questi sono i tuoi veri stati interiori di pace, saggezza, amore, gioia. Lascia andare tutta la paura. Senti invece amore, senti la pace mentre fai questo percorso, e ogni volta che lo vorrai fare ti sentirai sempre meglio, più leggera, fiducioso e fiduciosa. La tua vita sarà più gioiosa, più felice. Avrai la sensazione che ti venga sollevato un peso dalle spalle. Mentre ti nutri di pace, di gioia, amore e saggezza, lascia andare tutte quelle tensioni inutili come la paura, la tristezza, l'ansia.
porta dentro di te guarigione, sì. Stai completando questo percorso. Ti senti sempre più calmo, calmo, tranquillo, fiducioso, gioioso. Lascia andare tutti quei disagi, perché ben presto arriverà il momento di portare dentro di te nuovamente la tua anima, proprio adesso, perché è il tuo amico, è la tua parte più profonda. La puoi ricollocare dentro di te. E una volta fatto, adesso potrai osservare nuovamente i cristalli che sono in questa stanza, pieni di luce. E puoi scegliere un cristallo adatto a te. Lo puoi tenere tra le tue mani, puoi portarlo nel tuo corpo, lì vicino, a una parte del tuo corpo. Puoi uscire da questo tempio. E ricordati che ogni volta che avrai la necessità di contattare la tua saggezza, la tua anima, puoi fare questo percorso, perché ogni volta sarà qualcosa di nuovo, qualcosa di differente. È come chiedere al tuo migliore amico, perché è lì per te. E quando vorrai, ti basterà ritornare qui e visualizzare questo luogo e riempirti di luce e tornare nuovamente lì, per il momento che vuoi. E ora è tempo di tornare, di salire o scendere quei gradini che hai preso prima, poco fa. Inizia a muoverti, sapendo che dentro di te c'è questa energia che ti ha rigenerato, questa meravigliosa energia, e ti senti completamente in pace, rilassato. E continua a camminare lentamente, sentendoti completamente in pace, senza paura, senza stress, senza preoccupazioni. Non c'è nulla, nulla, nulla da fare, continua il tuo percorso, nulla che ti possa disturbare, c'è solo pace, relax, serenità, e senti la pace che entra dentro di te. E ora è tempo di tornare. È il tuo risveglio. Conterò da 1 a 10 e al 10 ti sveglierai. 1, 2, 3. E ti senti meravigliosamente bene, rinvigorito, rilassato, rigenerato. 4, 5, 6. E gradualmente ti stai risvegliando, ti senti benissimo, sempre più sveglio. 7, 8, 9. Meravigliosamente bene. Fai un bel respiro profondo e dolcemente, quando vuoi, 10, apri gli occhi e stirati se lo desideri. E provi una meravigliosa sensazione di pace, calma, di salute, di benessere. E sei pronto a proseguire il tuo momento, oppure puoi continuare a riposarti, a rilassarti. Molto bene, hai fatto un lavoro straordinario. Se vuoi, puoi condividere con chi desideri questo audio, a chi vuoi bene, a chi pensi possa essere di supporto, di aiuto. Ti invito a visitare il mio sito carlolesma.info, e se ancora non l'hai fatto puoi iscriverti a questo canale, il mio canale, quello ufficiale. Ti auguro tutto il meglio.